quattro parole. E chiaramente l'esempio di una destra che ha sofferto, per questa destra ha dato moltissimo, questa destra l'ha ripagato ed è uno dei pochi, non so effettivamente oggi come oggi, se ce n'è nel nostro mondo, sui quali si può investire per quest'opera di ricostruzione. Noi invece cosa vogliamo fare e da che cosa partiamo? Cioè non è solo una volontà di recuperare una storia, perché sarebbe importante ma non sarebbe sufficiente. Noi vogliamo recuperare una storia per dare una risposta a un problema attuale, a un problema che c'è oggi, che è il problema dell'Italia, che è il problema della sovranità nazionale italiana. L'Italia ha rinunciato ad avere un proprio progetto nazionale che diventa anche un proprio progetto economico. Noi abbiamo svenduto i nostri interessi nazionali all'Europa di Bruxelles, dominata dalla Merkel, e alla globalizzazione. I nostri storici, ecco perché è necessario che rinasca la destra, non è solo un fatto così di nostalgia o di orgoglio storico, eccetera. No, è necessario perché quei temi che oggi escono fuori partono dalle radici della destra, e noi attraverso le radici della destra li trasformiamo, come ha detto lui, non in un genetico populismo, ma in cultura di governo. E questo è il nostro compito, non è un caso che da quando è scomparsa l'Alleanza Nazionale non c'è più una forza politica capace di difendere fino in fondo gli interessi del Mezzogiorno. E noi dobbiamo ricostruire anche questo. Noi invece dobbiamo ricostruire un nuovo centrodestra. Io chiamerei un destra-centro, che invece di partire dal centro, parte dalla destra. E questo oggi, se facciamo in fretta, oggi è possibile. Dobbiamo riprendere gli antichi valori. Ecco perché è necessario ricostruire la destra. Ecco perché sono contento di essere qui, ecco perché con l'aiuto di Mimmo e di tutti quanti voi sono convinto che dobbiamo fare un grosso percorso. Dobbiamo fare in fretta, perché si andrà a votare massimo a febbraio, ma noi ci auguriamo che si voti anche prima, ma noi possiamo fare il miracolo, ricostruire il centro-destra partendo da destra e partendo dai valori della nazione. Grazie.